Sì, allora, buongiorno e anche io mi associo ai ringraziamenti, perché devo dire che l'iniziativa è stata davvero bella, perché il video dà conto, ma secondo me chi l'ha visto con i propri occhi e ha ascoltato le parole di Paolo e degli altri non le dimenticherà più, perché l'idea che la macchina di Giancarlo Siani abbia attraversato luoghi, sia fermato innanzi al tribunale, abbia fatto riflettere in tanti, se ne sia discusso, un messaggio assolutamente straordinario, come dirompente il fatto che la Meari sta qui, in uno dei luoghi più importanti della cultura di Napoli, perché la cultura è forte se cammina insieme anche a dei processi di antimafia veri. Allora, qualche riflessione. Innanzitutto, perché la storia di Giancarlo Siani a distanza di anni emoziona così tanto e coinvolge così tanto i giovani che non erano nati quando è morto Giancarlo? Perché Giancarlo era giovanissimo, guadagnava molto poco, era precario, amava il suo mestiere, interpretava il suo mestiere come una missione. E quando si è reso conto, perché immagino si sia reso conto di quello che scriveva e che fili stava toccando, non ha avuto paura, anzi avrà avuto paura, ma la paura non ha avuto il sopravvento sulla sete di giustizia. Allora credo che oggi ricordare Giancarlo significa anche ricordare il monito di persone come ad esempio Giovanni Falcone, che diceva: perché vengono ammazzate delle persone, perché dobbiamo ricordare sempre le persone come eroi? O perché sono stati lasciati soli, o perché sono entrati in un gioco troppo grande, o forse tutti e due. Sicuramente entrò in un gioco grande. A Falcone gli dissero addirittura un anno prima di morire che si era messo il tritolo alla daura per far vedere che lui era minacciato alla mafia. Arrivarono a dire questo, con campagne anche mediatiche che dicevano questo. E poi vengono lasciati soli. Io credo che ancora oggi c'è tanta gente che viene lasciata sola. Viene lasciata sola, che diviene bersaglio, dove attorno spesso c'è tanta indifferenza. Allora io nel corso di questi anni, devo dire la verità, crescendo anche io con gli anni, ma non venendo meno mai l'entusiasmo, perché l'entusiasmo mi è alimentato soprattutto dal fatto che vedo i giovani sempre più sensibili a queste dinamiche. Cioè, vedere che ragazzi che non erano nati quando c'era Giancarlo, quando c'erano Livatino, Falcone, Borsi, conoscono le loro storie. Quindi vuol dire che ci sono altri che le hanno raccontate. Vuol dire che c'è una scuola dove si parla di questo, famiglie di cui si discute, giornalisti che le raccontano, scrittori. E poi c'è bisogno di tanta prevenzione alle mafie. Quando arriva la magistratura e le forze dell'ordine abbiamo già perso, perché loro arrivano quando il reato è stato commesso, quando la mafia si è infiltrata, quando è avanzata. Quindi c'è bisogno di buona politica, perché la buona politica ha le armi della prevenzione, e c'è bisogno della rivoluzione culturale, di cui ancora una volta parlava Giovanni Falcone. Con i magistrati e le forze dell'ordine da soli non andiamo da nessuna parte, che ne potranno arrestare 100, il giorno dopo ce ne saranno altrettanti, forse ancora più agguerriti dei 100 che sono stati arrestati. Quindi rivoluzione culturale significa sconfiggere la subcultura che ha reso dominante le mafie. Qual è la subcultura? Il denaro. I mafiosi agiscono per denaro, per potere, non c'è una vendetta, non c'è l'omicidio passionale, è tutto fondato sul denaro. Infatti i più grandi trafficanti di droga del mondo sono i narcos colombiani e l'andrangheta. L'andrangheta, che io ho avuto l'onore e l'onere di conoscere da magistrato per 9 anni, è l'organizzazione mafiosa più potente. L'avete visto dei posti, l'andrangheta è fortissima. L'andrangheta la condiziona amministrazioni comunali, condiziona la finanza, condiziona l'economia, condiziona il voto. Sono politici che vanno a fare la campagna elettorale a Cutro per avere i voti in quelle province. Perché a Cutro c'è una delle organizzazioni andranghetiste più potenti. Che uno pensa sono allevatori, che fanno le transumanze, che fanno la coltivazione delle olive, fanno tutto. E soprattutto non vogliono che i reati si facciano nella loro provincia. Infatti c'è anche un controllo da questo punto di vista capillare. Allora credo che il tema della rivoluzione culturale, ecco perché rimettere al centro le persone, la dignità, il progetto di vita e la solidarietà e l'amore e la giustizia, non può essere il denaro,
perché il denaro è un obiettivo per vivere, arrivare alla fine del mese, amministrare, per un amministratore poter avere, cose che noi non abbiamo, le risorse necessarie per far funzionare dei comuni, ma se diventa la ragione di una vita, se poi vai nel contesto criminale, quello diventa la ragione per fare associazioni mafiose, organizzazioni criminali e quindi arrivare al potere. E avviandomi alla conclusione, perché non la voglio far lunga, oggi il vero tema su cui le parole sono ancora flebili, io non vedo un coro unanime nel nostro paese, il vero tema è il potere delle mafie nelle istituzioni e nella politica. Non è solo la politica, perché se fosse la politica è più semplice, si va a votare, si prova a votare uno che è un poco meglio, addirittura buono, perfetto, e hai risolto il problema. No, assolutamente no. Nella mia esperienza di magistrato, i peggiori collusi con le mafie erano esponenti delle istituzioni, che stavano anche dentro la magistratura, dentro le forze dell'ordine, dentro agli apparati di controllo. Se arrivano nel cuore delle istituzioni, si fanno le leggi che desiderano loro. E allora diventa il fatto più pericoloso, che il cancro si può avvicinare alla metastasi. Siccome noi non possiamo consentire questo, dobbiamo fare presto, perché se si fanno le leggi come dicono loro, la legalità rischia di diventare una parola retorica, demagogica, vacua e senza significato. Perché le mafie oggi non usano più il tritolo? Non usano più il tritolo non perché sono più deboli, nonostante siano state colpite da magistratura e forze dell'ordine, perché sono anche arrivate al cuore dello Stato e hanno capito che il tritolo non conviene, perché il tritolo fa alzare interesse, la gente scrive, ci sono le lenzuola sulle mura. Se invece non metti il tritolo e elimini la gente in un altro modo, magari con la legalità formale, magari con la carta da bollo, magari con leggi ingiuste, diventa per tutti noi tutto più difficile. Allora il vero obiettivo è la rivoluzione culturale da una parte e lo sradicamento di questa mala pianta che è entrato dentro la politica e dentro alle istituzioni. Io sono assolutamente convinto che noi vinceremo, però per vincere bisogna mettere in campo una battaglia forte, ed è bello che in questa iniziativa ci sia anche il mondo del lavoro, e chiudo davvero su questo, i sindacati hanno partecipato, il mondo del lavoro, perché il tema è denaro non come ragione di vita, lavoro però come realizzazione dell'articolo 1 della Costituzione Repubblicana. Fin dove non c'è lavoro è chiaro che la mafia, come dire, dà un amo ai giovani anche senza lavoro. Quindi io penso che si sono fatti molti passi avanti in questi anni, soprattutto di consapevolezza e di sensibilizzazione. Quindi siccome le cose si sanno, si sa qual è il problema, si sa dove si deve intervenire, c'è bisogno di una grandissima mobilitazione popolare. E io sono orgoglioso che la Meari sia partita da Napoli, perché penso che Napoli oggi ha tante sofferenze, ha tante ferite, ma è sicuramente prua in questi temi. Noi non usiamo parole ambigue, non usiamo parole ambigue e soprattutto non usiamo la retorica solo del parlare, perché io di parlare di mafia ne ho sentito parlare anche da gente che era mafiosa e che diceva che era contro la corruzione e contro la mafia, perché li conosco bene. Allora questa cosa a me, arrivata a 50 anni che faccio questa cosa, mi dà molto fastidio. Allora vorrei cominciare a vedere schierata la gente che con i fatti si mette contro la corruzione e contro le mafie, perché sei credibile se hai una storia credibile, altrimenti se tutti ci mettiamo a parlare di antimafia diventa anche la storia di Giancarlo, la storia di Falcone, la storia di Borsellino, diventa la retorica che ogni volta andiamo a ripetere. Siccome non deve essere così, perché per la maggioranza di noi non è così, schieriamoci tutti quanti e diamo questa botta finale alle mafie, sradichiamole e facciamo finalmente vivere il nostro paese, dando forza ai nostri giovani che sono la nostra energia veramente quotidiana e che ci danno veramente grande ossigeno per andare avanti in una battaglia che non è facile e che quando ti trovi di fronte gente che ha un potere enorme, ha un potere intriso di corruzione e mafia, quelli fanno male, ma fanno male proprio, che il male non è solo il tritolo e il proiettile, il male sono soprattutto quando vedi che chi ti dovrebbe proteggere rappresenta il male. Quando io facevo il magistrato, quando mi arrivavano i proiettili o facevano l'agnello sgozzato, devo dire la verità, non è che mi preoccupavo tanto. Quando incominciavo a vedere che chi mi doveva tutelare stava a fianco a me, camminava e come mi giravo, mi dava una coltellata dietro ai reni, quella francamente è una cosa che fa paura, perché tu dici ma allora di chi mi devo guardare?
Ecco perché dobbiamo aprire gli occhi ed essere tutti quanti molto attenti. Ecco perché la storia di Giancarlo a me emoziona sempre, perché immagino questo ragazzo appassionato del suo mestiere, che raccontava, che denunciava, e forse che è rimasto anche isolato un po' anche nel suo ambiente giornalistico. Come tutti gli ambienti, ci sono giornalisti coraggiosi, forti, appassionati, che rischiano, precari, che non vengono pagati, e c'è anche qualcuno che invece fa altro. Quindi grazie e forza ragazzi, perché questa è una lotta che dobbiamo fare tutti insieme. Grazie. Grazie, grazie sindaco.